È rimasto chiuso ieri per mancanza di personale il Museo Paolo Orsi, uno dei più importanti musei al mondo. Sbotta per l'inopportuna chiusura del sito il deputato regionale Vincenzo Vinciullo, il quale chiede immediati provvedimenti. Intanto Vinciullo, con una interrogazione parlamentare, ha chiesto all'assessore ai beni culturali Carlo Vermiglio di intervenire e risolvere il gravissimo problema che è emerso ieri. Non si può rimanere con le mani nelle mani, dice Vinciullo, e ritengo doveroso e necessario prendere provvedimenti nei confronti dei responsabili, al fine di impedire nel futuro il ripetersi di tali deplorevoli episodi e garantire invece sempre l'apertura del museo. L'assessore mi ha assicurato che subito predisporrà gli atti necessari per un'ispezione e dopo aver accertato la responsabilità si prenderanno provvedimenti nei confronti degli autori di un gesto così inopportuno. Penso infatti, aggiunge Vinciullo, che in questa terra chi commette episodi del genere debba pagare, altrimenti se continuiamo a non individuare i responsabili, ognuno continuerà a fare ciò che ritiene più opportuno. Una città come quella di Siracusa, che ha puntato tutto sul turismo, non può presentarsi con le porte dei musei sbarrate.